Buonasera a tutti i lettori di Vivi Casa Giove, ci troviamo all'interno della chiesa parrocchiale di Santa Croce, guidata da ben 32 anni dal parroco Don Lorenzo Maggetto. Don Lorenzo, questo sabato 17 marzo si terrà l'annuale pellegrinaggio a Pompei. Ormai questo pellegrinaggio da anni è diventato patrimonio religioso della comunità di Santa Croce. Ma questa tradizione di svolgere il pellegrinaggio, dove affonda le sue radici? Affonda le radici nell'anno del Giubileo del 2000, quando, andando a Pompei, abbiamo promesso alla Madonna che ogni anno saremmo ritornati nel periodo quaresimale. Perché nel periodo quaresimale? Primo perché siamo invitati dal tempo liturgico della quaresima, quindi tempo sacramentale, alla preghiera soprattutto, alla penitenza e alle opere di solidarietà, alle opere di condivisione. Secondo, perché c'è la possibilità di prepararsi alla Pasqua mediante le confessioni. In parrocchia non sempre si riesce a confessare, ma soprattutto perché desidero che ogni persona si senta libera della confessione. Quindi, andando presso i santuari, e nella fattispecie il santuario della Madonna di Pompei, ho la certezza che sicuramente troviamo lì la clinica dell'anima, come ha definito i santuari Giovanni Paolo VI, Sua Santità Paolo VI, e inoltre affidare il nostro cammino di santificazione alla Madonna. Da non confondere però con l'altro pellegrinaggio del 16 di giugno, perché si sta creando una confusione da quanto ogni tanto capisco. Il 16 giugno affonda le radici, per adoperare la parola tua, nella ricorrenza in cui l'immagine della Madonna di Pompei ha lasciato Casa Giove, dopo una permanenza nella Chiesa delle Suore di 12 giorni. Era la seconda volta che il quadro usciva dal santuario per poter celebrare le missioni parrocchiali. Il 16 giugno ha lasciato Casa Giove e prima al quadrivio del semaforo, dove attualmente c'è la statua di Santa Teresa, di Madre Teresa, lì ho detto alla gente, ai fedeli di Casa Giove, possiamo promettere alla Madonna che ogni anno il 16 giugno, almeno fino a che io sarò parroco a Santa Croce, che andremo a salutarla per ringraziarla. E c'è stata una ovazione di un sì corale molto forte, molto accentuato. E questo mi incoraggia a continuare. Per il 16 di giugno, come ringraziamento della sua presenza qui, mediante l'immagine, che tra l'altro, ecco, questa immagine è stata deposta vicino all'altra immagine di Pompei. E poi invece questa qui di Quaresima, soprattutto per i motivi che ho detto prima. La Quaresima è il tempo della riconciliazione, la Quaresima è il tempo dei fioretti e delle piccole penitenze. E le piccole penitenze, i fioretti si associano alla parola digiuno. Per digiuno intendiamo tante volte forse il non mangiare, il mangiare meno, il mangiare poco. Ma il vero digiuno è tutto quello che noi scegliamo di fare, la cui scelta, la cui rinuncia, ecco, ci costa sacrificio. E la Quaresima richiede questo periodo, questo percorso di santificazione. Andiamo a Pompei perché la Madonna ci aiuti in questo, soprattutto perché la Madonna vuole che noi ascoltiamo le parole che Gesù ha detto a Nicodemo. Nicodemo ha parlato con Gesù razionalmente. Gesù ha risposto parlando al cuore di Nicodemo. E la Madonna vuole che Gesù, il suo Gesù, il mio Gesù, il nostro Gesù, parli al nostro cuore, perché abbiamo a convertirci, soprattutto mediante la sua misericordia e il perdono che noi chiediamo a Lui. Don Lorenzo, lei ha invitato i fedeli della sua parrocchia a prendere parte a questo solenne pellegrinaggio che, tra le altre cose, vedrà anche la presenza del vescovo di Caserta, Monsignor Giovanni Dalise, tramite un suo pensiero.
In questo suo pensiero lei ha rimarcato un tema già di cui se ne è diffusamente parlato durante il Giubileo della Misericordia, il tema del perdono, il tema appunto della misericordia. Il pellegrinaggio quanto può contribuire al miglioramento della vita cristiana di ogni singolo individuo? La mia esperienza personalissima, sia ben chiaro, è moltissimo. Moltissimo come ogni pellegrinaggio, se fatto bene, se preparato bene. Noi adesso, venerdì mattina, dalle 9.30 fino alle 12.30 e sabato mattina, sempre dalle 9.30 alle 12.30, saremo due sacerdoti qui disponibili per le confessioni, proprio perché ci sia il modo che chi magari a Pompei trova difficoltà a confessarsi, qui ne ha la possibilità. Abbiamo Padre Clemente qui molto stimato e amato, soprattutto perché confessa molto bene, questa è un'espressione dei fedeli e forse anche tu hai fatto questa esperienza. Da qui l'importanza, ecco, di questo concetto, di questa idea, di questo mistero del perdono, perché solo il Signore ci può dare il perdono. E ce lo dà se abbiamo due momenti particolari, il pentimento e il proposito. Se manca il pentimento o manca il proposito, il perdono non lo possiamo avere. Ma nella sua misericordia, pensiamo anche che se manca qualcuno di questi elementi, il Signore, per quanto ci vuole bene, è capace anche di superare queste barriere che noi calcoliamo umanamente. La misericordia appartiene solo a Lui, solo in paradiso riusciremo a capire com'è. Il Signore ci vuole bene. La presenza del Vescovo è un grande dono, una grande grazia, soprattutto per il sacrificio che so, io lo so personalmente, aveva un impegno e questo impegno ha chiesto di rimandarlo se poteva, ha ottenuto questo e lui è gioioso di venire a presiedere questo nostro pellegrinaggio. E la parola dell'Apostolo, l'Apostolo della nostra diocesi, e nell'animare l'adorazione e nel presiedere la concelebrazione sicuramente sarà un grande, grande, grande dono di Dio. Io credo fermamente nella presenza dell'Apostolo, del successore degli Apostoli nelle nostre diocesi. Logicamente parlo per la mia diocesi e i fedeli di Santa Croce, lo sai molto bene anche tu, vogliono molto, ma molto bene, amano questo nostro vescovo Giovanni d'Arise. Don Lorenzo, infine le chiederei di porgere ai nostri lettori un cordiale saluto. Ma saluto è molto semplice, conosci anche questo tu perché frequenti assiduamente qui e collabori qui in parrocchia. Il primo dell'anno abbiamo preso un impegno, almeno io e il Signore ho detto mi impegno per la comunità e le persone che si impegnano sul mio invito con te, o Signore, noi ci saluteremo sempre. Il Signore ti benedica e ti custodisca. E si risponde Amen. Altrettanto. Grazie.